un sacco di gente, sono contento. Grazie. Avevi già fatto a Bologna, sei qui, come l'aria, come vedi le cose? No, sono felice, come a Bologna sto cercando di, sono venuto qui per me e per la squadra, per prendere energia, per allenarmi con i ragazzi, per divertirmi sugli spalti, purtroppo perché non posso stare in campo, però io credo fortemente nel gruppo e quindi il gruppo si crea anche con queste cose. Ho parlato con Filippo ha parlato con la squadra, erano tutti molto contenti di avermi con loro e quindi ho preso l'aereo e sono venuto. E la squadra la vedo bene, la vedo con la tensione giusta, la vedo insomma pronta. Poi sappiamo bene che la Davis serve sempre un milione di sorprese. Direi che Yannick è pure discretamente in forma, no? Quindi siamo pronti alla battaglia. Ciao Matteo, quello Yannick che era entrato alle finals per il tuo, come riserva per il tuo infortunio con Zverev quell'anno, quest'anno è stato il protagonista incontrastato. Volevo chiederti se vederlo, tanto se l'hai visto, e poi se ti ha innescato in questo tuo processo, in questa fase in cui sei, ti ha innescato un'invidia sana, una voglia di dirti io lì ci torno, ci voglio tornare, ci posso tornare, perlomeno ci provo. Ma la cosa che mi è stata chiesta anche, diciamo, non degli addetti ai lavori, ma dei miei amici, delle persone che conosco, io ho sempre saputo che Yannick avrebbe fatto questo. È una cosa che si sente quando giochi con un giocatore di alto livello, era solo una questione di tempo, e soprattutto secondo me per le sue per come piace giocare a lui, le condizioni di Torino e dei tornei indoor in generale per lui piacevano, anzi gli piacciono tantissimo, l'ha dimostrato quando era più piccolino alla Next Gen, insomma indoor sul veloce, stiamo parlando forse appunto dietro Nova, che credo ci sia lui, quindi l'invidia no, non è una questione di invidia, è una questione di sano agonismo, lo definisco così, come credo lo abbia utilizzato lui negli anni precedenti. Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere lì, mi sarebbe piaciuto essere alle finals, più che altro godermele come se le godute lui, no? Forse quella lì è stata, l'episodio di Torino è stata la più grande delusione, ripensandoci un pochino della mia carriera, no? Perché ho fatto una stagione molto molto positiva e non sono riuscito a godermi il pubblico e tutta l'emozione di quel torneo lì così speciale. Però invidia no, ovviamente tanto rispetto, tanta impressione per quanto migliora velocemente e sicuramente un grandissimo stimolo per mettermi sotto lavorare. Ciao Matteo, volevo chiederti se ci sono novità sul tuo nuovo coach, dopo l'addio con Vincenzo, e se è solo un coach o c'è anche la possibilità di un super coach assieme a Luca Capo, questo nuovo coach. Super coach sarebbe tipo un super saiyan, tipo uno. allora sto finalizzando tutto, appena però insomma organizzerò tutto vi farò sapere, arriverà la mia notizia. Sto prendendo le ultime decisioni, sto cercando di capire cosa è meglio per me e per il mio futuro, quindi non c'è ancora niente di ufficiale, appena ci sarà ve lo farò sapere. Ci tengo, visto che l'hai nominato, a spendere anche live due parole per Vincenzo, per quello che abbiamo fatto, perché senza di lui sicuramente non sarei qui e non ci sarebbe stato tutto quello che abbiamo detto parlato, la partita, ogni tanto riguardo i video sul telefono di quando ci divertiamo insieme, giocavo i Future Challenger in giro per il mondo, quindi è fondamentalmente un ringraziamento a quello che abbiamo fatto insieme e niente, ci tenevo a dirlo perché secondo me al di là dei risultati, le cose, queste sono le cose più belle dello sport. Sì, ciao Matteo. Eccoci. Anch'io voglio chiederti un po' come stai metabolizzando questa separazione da Vincenzo dopo tanti anni, fa strano immagino non averlo con te in giro e tutto, e a che punto siamo col processo di ritorno? Sì, è sicuramente un qualcosa di nuovo, no? Perché se penso a me, giocatore di tennis professionista o comunque anche un ragazzo che ci sta provando, penso a me e lui insieme e
quindi alcune volte magari mi sveglio la mattina e dico devo sentire Vito, no, devo sentire Vito. Però è stato talmente tanto tutto naturale, è stato appunto un processo a cui siamo arrivati, alla conclusione siamo arrivati insieme, ci siamo guardati semplicemente, abbiamo detto mi sa che qua non c'è più niente da dare, non c'è. È giusto così, ci siamo lasciati veramente, io quando ci ho parlato avevo i brividi, è stata una cosa molto molto emozionante e proprio per questo credo che il rapporto diventerà ancora più intenso, perché scindere il personale dal professionale è una cosa che non è molto facile, soprattutto a questi livelli. E il percorso è in fase molto molto buona, sono contento, soprattutto perché quando sono in campo sorrido, che è una cosa che non mi succedeva purtroppo da parecchi mesi, quindi sono felice, mi sveglio la mattina adesso di nuovo con la voglia di entrare in campo, di sudare, di mettermi alla prova, non so.